Quando arrivava i bambini diceva: "Mai, Antonina sta scegando". I nostri genitori non... Il dopoguerra praticamente, 10 anni che era finita la guerra, io mi ricordo della guerra. E quindi erano tutti più chiusi, era una cosa che non, ancora non avevano visto come poteva andare a finire. La paura di mia madre era che io venissi a fare la prostituta, perché a quell'epoca erano solo le prostitute che uscivano, cioè fuori suore e preti, c'erano le ragazze che andavano nei paesi stranieri per fare la vita, per fare... Papa Giovanni ha acceso tante luci perché invitava i laici, i giovani, a fare delle esperienze nuove. Perché è stato lui praticamente che ha aperto le porte per le esperienze, per andare ad aiutare quelli che avevano bisogno fuori dal nostro paese. Dopo è arrivato il Concilio Vaticano II, cioè hanno aperto le porte ai laici per fare un'esperienza diversa, non solo da religiosi, ma anche da laici. Infatti io sono venuta come laica e mi sono trovata bene come laica, perché non volevo attaccarmi a qualcosa, volevo essere libera di camminare liberamente, di vivere liberamente. Era questo che mia madre aveva paura. Tu sei libera, vuoi fare quello che vuoi? No, ma io cammino con la Chiesa, ma come laica. E Papa Giovanni XXIII mi ha proprio illuminato a dire: ma tu puoi fare questo cammino. Infatti sono partita assieme alla Lea, un'altra ragazza di Reggio Emilia, e siamo venute qua in nave, mi ricordo, il primo viaggio in nave, arrivata a Rio de Janeiro, poi siamo venuti a Salvador in onibus, 48 ore di onibus, quello me lo ricordo ancora, perché le gambe si erano gonfiate. Sono andata in un orfanotrofio con bambini, sono andata a imparare in mezzo ai bambini a parlare. Dopo mi dicevano: parli, ti capisco, però parli come un bambino. Io dicevo: aspettate un po' che dopo cresco. Il mio pensiero era di aiutare le donne della periferia a guadagnare qualcosa lavorando in casa, come ho fatto io nei miei anni dopo la guerra, che lavoravo in casa perché non era possibile andare fuori a lavorare, e poi loro con tanti figli non potevano assolutamente uscire di casa. Da lì, insieme a quelli della Caritas, dopo un anno abbiamo cominciato con i centri artigianali, perché sapevo che loro facevano molto artigianale, molte cose artigianali. Poi io sono sempre riuscita a vendere un po' tutto. Come laica si può arrivare dappertutto, in tutte le case, anche per chi è non cattolico, anche per chi è un'altra religione. Tutti quanti dicono: ma tu sei cattolico. Io sono cattolica, ma sono una persona come voi. Voi credete in Dio in un modo, io credo in Dio nel modo che mi hanno educato. Basta. Ho sempre pensato di venire a fare di venire a lavorare, collaborare con le donne e lavorare insieme. Non né educarle alla religione cattolica, né lasciandole come sono. Non si possono dire: no, perché se vieni con noi stai meglio, come dicevano le suore, che quasi entro nel convento anch'io. Ma dopo ho detto: no, non è la mia strada. Per me è stata la cosa migliore, perché non mi sono mai pentita di aver fatto una scelta di questo genere.
non voglio più tornare in Italia. Vengo a fare un giro, visitare quelli che conosco, però la mia terra è questa, è qui, e spero di stare qui fino alla fine.